con me? Per il Vangelo? Guarda il popolo. Il diacono chiede permissione, dopo l'incensazione, dopo che ha messo l'incenso dentro il turibolo, poi vieni qui davanti, passi davanti te. L'incensazione si fa prima della benedizione. Certo, bravissimo. Prendi il libro. Prendo il libro. Bene, e poi dopo vado là. No, qua. No, di qua. Da questa parte insieme, aspetta un attimo, che sì, si passano loro. Prima loro. Sì, sì, quindi no, va se bene. Tiratemi il filo con loro così vediamo sì. Tutto. Sì. Però state attaccati qua. Quindi io prendo il libro e mi metto qua. Benissimo, poi insieme andiamo di questa parte qua, sì. Sempre con il candele, venite. Poi dall'altra parte. Questo qui non c'è più. Non c'è più. Basta. Tu sei che con noi. Sì. Okay. Bene, finale. Sì. Dopo il Vangelo. Prende su l'evangeliario, sì. In fila come siamo arrivati, okay, io si va di là, con me davanti, sì. Tu sei il secondo, tu sei il terzo, tu sei il quarto, sì. E voi venite con me. Sì. Guardando questo. Poi il candele, inoltre lì. A mettere l'evangeliare al suo posto. Sempre noi, sempre in piedi, il libro in piedi. Tu lo appoggi e poi ognuno al suo posto, ok? È semplicissimo. Sì. Qui, davanti, sede, qui, posto. E quello lì bisogna toglierlo, devo toglierlo io. All'offertorio. La messa vale lo stesso. Certo. Questo è importante. Sia chiaro, esatto. Lo metti su. Ok? Io lo dico sempre perché uno poi si... No, io me lo già spazzato. Non nessun problema. La messa vale chiaro.
Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi iniziamo la Quaresima, ma oggi vediamo la Pasqua. La Pasqua che si spalanca in maniera inaspettata, dolorosa, come sempre, il passaggio, la luce piena che vince le tenebre. Celebriamo qui questo saluto, questo addio per Claudio, accogliendo i vari pezzi della sua comunità, da quelle della sua famiglia d'origine, poi San Martini, la Dozza, il Buon Pastore, Casa Santa Chiara, la sua famiglia, che unisce tutti quanti questi pezzi in questa casa che è la casa bella della nostra chiesa, la casa madre, certamente con tanta sorpresa anche sua. Ma credo che davvero la Chiesa dice grazie al Signore per il dono che Claudio è stato, per i tanti che ha incontrato nel suo cammino breve ma così intenso, per l'amore che ha ricevuto e che ha dato. Grazie per il dono che ha rappresentato per tutte quante le comunità, per le sue famiglie e la Chiesa di Bologna. Chiediamo al Signore il perdono. Lasciamoci rinnovare dalla sua misericordia. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, abbi Kyrie eleison. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio misericordioso, concedi al tuo servo Claudio, diacono, che hai chiamato al servizio nella Chiesa, di condividere l'eterna felicità nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti, laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore, vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione, offerta e libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sio, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo.
tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Parola di Dio. Dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi. Fratelli, noi, in nome di Cristo,
siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo. Lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice, infatti, al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta
e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Presto la voce a Don Giuseppe, che ha preparato l'omelia e che per comprensibili ragioni farebbe fatica a proporla, e quindi mi sostituisco a lui e parlo proprio in nome suo e gli presto la voce. Grazie, Eminenza, per averci accolti in questa chiesa che sentiamo come madre e per il dono di presiedere questa Eucaristia. La nostra parrocchia non poteva immaginare la morte improvvisa di Claudio giovedì scorso. Siamo rimasti tutti sgomenti e storditi nel pianto e nella desolazione e abbiamo perciò ancora di più bisogno di essere consolati. Ho cercato di ricevere le letture di oggi, mercoledì delle Ceneri, inizio del cammino verso la Pasqua di Gesù, in comunione con il nostro amico e fratello Claudio. Nell'invito del profeta Gioele a ritornare a Dio con tutto il cuore, mi sono accorto di un segno misterioso. Esca, dice, lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Claudio, sposo di Luisa, è già uscito dalla sua camera per sempre. Ha lasciato quel talamo nuziale. Anche la sua sposa ora deve farlo, e anche tutti noi, Chiesa e sposa del Signore, dobbiamo farlo in questo giorno e nel tempo di Quaresima. Gesù dirà: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma avverranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Anche la conclusione dell'oracolo di Gioele ci parla di noi. Dice: il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Dio ci sta mostrando in questi giorni difficili il suo amore geloso insieme alla sua compassione. Nelle parole accorate dell'Apostolo Paolo ai Corinti,
ho risentito l'eco di tante parole e gesti del nostro Claudio. Lasciatevi riconciliare con Dio, dice. E ancora, poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Nell'insegnamento evangelico di Gesù ho ritrovato i tratti essenziali della bontà di Claudio, della sua persona e di tutta la sua vita. Dice Gesù: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Quante volte Claudio ci ha messi affettuosamente in guardia dal pericolo di esibirci, anche come parrocchia o come gruppo, come se fossimo giusti. Ci ha avvertiti di non presentarci agli altri come se noi fossimo autosufficienti e autoreferenziali, quasi fossimo privi di piccolezze e di bisogni. Claudio ci ha insegnato a vivere non come maestri, ma come figli del Padre vostro che è nei cieli. Quanto alla preghiera di cui parla Gesù, Claudio è stato sempre molto presente alla preghiera delle famiglie della Visitazione e alla celebrazione della messa quotidiana. Giovedì scorso, poche ore prima di lasciarci, parlando del capitolo 12 del libro di Giobbe, Claudio ha sottolineato il desiderio di Giobbe di trovare una verità diversa da quella degli amici dello stesso Giobbe che spiegavano la sua condizione di male come una punizione divina per i suoi peccati. Claudio diceva che Giobbe aveva bisogno e desiderava una parola diversa, nuova, rigenerante. Desiderava la misericordia che perdona e non la giustizia retributiva che accusa e condanna. Poche ore dopo, Claudio ha incontrato all'improvviso quella parola desiderata, fatta carne. Si è trovato a contatto con il risorto. Siamo nel dolore e nel pianto, ma anche nella certezza fiduciosa che il desiderio profondo di Claudio sia stato esaudito e che sia andato con gioia incontro al Signore. Luisa ci ha raccontato che suo marito, da quando è stato ordinato diacono, proprio qui nel 2009, è sempre stato fedele alla liturgia delle ore, alla preghiera delle lodi e dei vespri quotidiani. E anch'io sono testimone della sua assiduità nella preghiera personale e nella lezione di ogni giorno. Infine, tutti noi siamo testimoni dell'elemosina, della misericordia, della carità di Claudio verso di noi e verso tutti, soprattutto verso gli amici di Casa Santa Chiara e verso tutti i piccoli delle nostre case. Come Eliseo desiderava ricevere due terzi dello spirito del profeta Elia, prima che egli fosse rapito in cielo sul carro di fuoco, anche noi esprimiamo ora al Signore e allo stesso Claudio il desiderio di imparare e di incominciare subito da oggi a vivere uno stile di vita personale e comunitario più sobrio e semplice, più umile ed essenziale, uno stile delicato e affettuoso, rispettoso
e amante di ogni piccolezza e fragilità. È la sapienza dei piccoli che Claudio ci ha sempre testimoniato. Radunati per il saluto al caro Claudio, sposo, padre, diacono, al Dio dei nostri padri di Gesù Cristo, al Dio non dei morti ma dei viventi, sempre fedele alle sue promesse, rivolgiamo fiduciosi la nostra comune preghiera. Vi preghiamo. Ti preghiamo, ascoltaci. Padre nostro, Claudio per noi è stato ed è il Vangelo spezzato come pane nella sua vita. L'amore che tutto spera, tutto crede, tutto sopporta e non viene mai meno. Tutto questo rimane e nulla va perduto. Perché Luisa, Chiara, Davide e tutta la loro famiglia possano sempre sentire che questo amore, più grande e più forte della vita stessa, è sempre presente nelle loro vite. Preghiamo. Ti preghiamo, ascoltaci. Padre nostro, come ha fatto Claudio, donaci di comprendere il mistero della Chiesa. Sia amata da noi come una madre. Per tutti sia sacramento di salvezza. Preghiamo. Ti preghiamo, ascoltaci. Padre nostro, per molti Claudio è stato un angelo presente accanto a chi si sente solo, fragile, in difficoltà. Continua a mandare angeli accanto alle persone perché possano ricevere conforto, parole, carezze. Preghiamo. Ti preghiamo, ascoltaci. Padre nostro, il nostro digiuno sia spezzare il pane con chi ha fame, accogliere tra noi chi non ha casa né affetti, non distogliere l'attenzione da chi vive con noi, dirigere i nostri passi sulle vie della pace. Preghiamo. Ti preghiamo, ascoltaci. Padre nostro, così come è stato ed è per Claudio, noi conosciamo ogni giorno quanto è gioioso vivere insieme e costruire legami e affetti che sono nati dalla condivisione della tua parola. Su questa parola aiutaci sempre più ad essere un solo cuore e una sola anima. Preghiamo. Ti preghiamo, ascoltaci. Padre nostro, oggi ricordiamo tutti coloro che sono già insieme in paradiso. Restino vivi tra noi, possano incontrare la risurrezione della pace finché non saremo tutti riuniti. Preghiamo. Ti preghiamo, ascoltaci. Nel tuo Figlio consegnato alla morte per noi, ci hai rivelato, Padre, il tuo immenso amore. Per la potenza della sua risurrezione, rendi efficace la nostra preghiera, perché la mestizia di questa ora, a causa
dell'improvvisa morte di Claudio, diventi serena attesa della vita senza tramonto, quando tutti ci ritroveremo nel paradiso. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, e per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo, Signore misericordioso, questo sacrificio per la salvezza del diacono Claudio. Egli, che in terra ha servito il Cristo tuo figlio, risorga con i servi fedeli alla gloria eterna.
per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente una cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della beata resurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Allora, la terza vuol dire che c'è anche quella parte più bella. Sì, sì. Spero questo qui è più lungo. La terza è più bella, più lunga. Sono pieni della gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti nella remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Mm.
celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Pietro, San Petronio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Claudio, diacono, che oggi hai chiamato a te da questa vita, come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ce la scambiamo con gli occhi e con il cuore, la pace del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola. Io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna. Amen. Thank you.
toglierlo tu? No, questo comunque è fuori. Sì, sì, non posso appoggiarlo fuori. Preghiamo. Nutriti dai santi doni, Signore, umilmente ti preghiamo per questo sacrificio. Concedi con bontà al nostro fratello Claudio, diacono, che hai chiamato tra i ministri della tua Chiesa, di ricevere, liberato dai vincoli della morte, l'eredità con i tuoi servi fedeli. Ed entrare nella gioia del tuo regno per Cristo, Signore nostro. Adesso diamo l'ultimo saluto a Claudio, ringraziandolo e affidandolo all'amore di Dio. E la sua fede vive, ci aiuta tanto. Ha coltivato i frutti degli affetti che hai coltivato, daranno sapore alle nostre vite, alle nostre vite. Con noi pregano tanti. Voglio ricordare con affetto Don Giovanni e Don Francesco della piccola famiglia della Visitazione, che tanto ha accompagnato cammino di Claudio, i tanti delle varie comunità e anche della parrocchia del Buon Pastore, i tanti della casa di Santa Chiara che stanno da questa parte, anche quei tanti
che lo accolgono nella casa del cielo. Ecco, la luce della sua fede ci aiuta a vedere la luce della Pasqua e lo affidiamo all'amore del Signore che ha percorso la via dolorosa perché questa termini nella pienezza della luce e dell'amore. Il Signore ha chiamato a sé il nostro fratello Claudio, che ha servito lui e la sua Chiesa nell'ordine del diaconato, con l'annuncio della parola, con il servizio della carità verso i poveri e i sofferenti. Riconoscenti per aver goduto del suo ministero, del suo servizio, del suo amore, della sua dedizione, della sua preghiera, lo affidiamo alle braccia del buon pastore perché sia accolto nella gioia del Signore, dove un giorno, per la misericordia di Dio, anche noi speriamo di ritrovarci. Venite, salti di Dio, accorrete, angeli del Signore. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. L'eterno riposo dona a lui, o Signore, e splende a lui la luce perpetua. Accogliete la sua anima, presentata al trono dell'Altissimo. Ti raccomandiamo, Signore, il tuo servo Claudio, perché lasciato questo mondo, viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati
che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita e dona la vita che non finisce. Per Cristo nostro Signore. Amen. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. Ti accolga il coro degli angeli e con Lazzaro, povero in terra, tu possa godere nel riposo eterno nel cielo. Invochiamo la benedizione del Signore. In questa casa si prostrò per terra. Prima di ricevere il ministero del diaconato. Il tempo fa il fratello di un sacerdote che purtroppo ci ha lasciato, che è proprio il compleanno, e disse: io quando vidi che eri prostrato per terra capii la via dell'umiltà nel servizio, di essere pienamente fiducioso nell'amore di Gesù. Oggi guarda il cielo, ci aiuta a guardare la pienezza della vita, a cercare il cielo nella grandezza dell'amore di Dio e nell'umiltà dell'amarci gli uni con gli altri. Ecco, questa è la benedizione che domandiamo per la sua famiglia, per questa sua famiglia che ha amato, che ha servito, amando e servendo il Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.